Thanks to everyone and thanks to Giorgio for this invitation. Questa lezione sarà in italiano, considerando che sono dei concetti di farmacodinamica che sarebbe utile rinfrescare nel mentre che ci approcciamo a questo convegno. Ieri sono stati introdotti dei concetti generali più alcune lezioni specifiche. Oggi rinfreschiamoci le idee su che cos'è la farmacodinamica e cosa sono i recettori, in maniera che speriamo da oggi pomeriggio sarà più semplice seguire tutto il resto. Allora, quindi, da un punto di vista generale, che cos'è la farmacodinamica? La definizione di farmacodinamica ovviamente la trovate su tutti i libri di testo, però siccome va molto di moda la rete, io ho preso la definizione da Wikipedia. Che cos'è la farmacodinamica? La farmacodinamica è lo studio dei processi biochimici e fisiologici che avvengono quando un farmaco entra nell'organismo e quindi nell'organismo, sia nell'organismo umano che anche di un microorganismo, un parassita o un animale, quale che sia, e attende alle leggi, descrive le leggi che regolano l'interazione tra il farmaco o il componente endogeno che viene a contatto con un comparto dell'organismo stesso, nello specifico con una macromolecola che poi definiremo essere il recettore. Quindi dall'interazione tra il farmaco, che qui è inteso con la L di ligando, e il recettore, si forma un complesso. La formazione di questo complesso è descritta da leggi specifiche che sono appunto le leggi, oddio, farmacodinamiche. Quindi la prima definizione che viene conseguente al concetto di farmacodinamica, o meglio alla farmacodinamica, è il concetto di recettore. Che cos'è un recettore? Che cos'è un recettore? È stato già ipotizzato 2000 anni fa, già i romani si erano posti il problema, o meglio, coloro che ai tempi di Roma si occupavano di scienza, si erano posti il problema di che cosa fosse, da che cosa fosse determinato l'effetto di sostanze che venivano introdotte nell'organismo. Quindi Lucrezio ipotizzò che ci fosse un composto, endogeno, con cui la sostanza assunta dall'esterno potesse interagire e quindi esercitare alcuni effetti. Questo concetto fu esteso qualche secolo dopo da John Locke fino ad arrivare alla definizione di recettore di Ehrlich, il quale fece uno studio più sistematico e più completo di quella che è la relazione che avviene tra la sostanza esogena, il composto chimico, e quello che è la sua azione fisiologica. Quindi si convinse del fatto, e fu così bravo a convincere anche tutti gli altri, che la conseguenza, cioè l'effetto, è dovuto a un'interazione specifica tra il ligando, quindi il recettore, tra il ligando e il suo recettore. Quindi la definizione di recettore che oggi è presente su tutti i libri di testo, quella che conosciamo è che il recettore è una macromolecola presente nelle cellule del nostro organismo e anche di altri organismi differenti dall'organismo umano, il quale è, come dire, specializzato a riconoscere determinati composti. L'interazione tra questi composti, endogeni o esogeni che sia, ripeto quello che dico spesso anche a lezione agli studenti, il recettore è lì perché riconosce dei ligandi endogeni. Poi siamo stati così bravi da costruire dei ligandi esogeni. Quindi il primo scopo del recettore è quello di riconoscere dei ligandi fisiologici, può essere un ormone, può essere un neurotrasmettitore, può essere una citochina, quale che sia. Dall'interazione tra il recettore e questo ligando si genera una generazione di una risposta che porta quindi a un cambiamento funzionale nella cellula, quindi nella cellula si innesca una funzione biologica. Il recettore è una macromolecola, quindi vuol dire che è una proteina piuttosto complessa, ma non è tutto il recettore che riconosce il ligando, ma una porzione specifica del recettore dove il ligando va a insediarsi. Questa porzione viene definito sito di riconoscimento per il ligando. Agli inizi del XX secolo, Langley, identificando la capacità di alcuni composti di evocare determinate risposte biologiche quando somministrate, per esempio, a un tessuto, ha
ha fatto un'osservazione che ha portato al coniare di due concetti: che cos'è un agonista e che cos'è un antagonista. Il suo studio venne dalle osservazioni che una molecola, una sostanza esogena come la pilocarpina, quando aggiunta a un tessuto causava salivazione, e che l'effetto della pilocarpina era abolita quando nello stesso tessuto veniva precedentemente aggiunta l'atropina. Sembra un'osservazione molto semplice, ma da qui è nato il concetto di agonismo e di antagonismo. Un agonista quindi è un ligando che, legandosi al suo recettore, evoca una funzione biologica. L'antagonista è un ligando che quindi si lega allo stesso modo al recettore, ma al contrario impedisce all'agonista di svolgere la sua funzione. Quindi Langley stabilì che atropina e pilocarpina sono dei composti che si legano al recettore seguendo determinate leggi, ma che sono in grado di evocare risposte differenti. L'interazione ligando-recettore è dettata da leggi ben precise, che sono in primo luogo un legame che si stabilisce tra essi, e questo legame è un legame di tipo chimico. Un legame di tipo chimico che possono essere un legame ione-ione, ione dipolo. Molto più comunemente sono legami a idrogeno o legami van der Waals. Questo legame genera appunto la reazione, quindi genera la formazione del complesso. Il ligando si lega al recettore. Questa generazione della formazione del complesso è dettata da una costante di dissociazione, e quindi è nata quella che viene definita teoria occupazionale. Che cos'è la teoria occupazionale? La teoria occupazionale è quella teoria che nel corso degli anni ha cambiato un po' forma e concetto per arrivare a definire due espressioni che determinano l'interazione ligando-recettore: il concetto di affinità e il concetto di efficacia. La prima teoria che è stata definita di occupazione recettoriale è stata una teoria piuttosto semplice, che quindi si basava sul riconoscimento della formazione del complesso ligando-recettore. Il ligando si lega al recettore, attraverso la costante di associazione si forma il complesso. All'equilibrio noi abbiamo una quota di ligandi che si è legata al recettore e una quota libera, costante di associazione e costante di dissociazione. Da questa teoria si forma, o meglio, si può costruire, in base a questa teoria, si può costruire la curva concentrazione-risposta. Questa è una curva ad andamento iperbolico in cui la concentrazione è lineare e la risposta è lineare. Questa è la classica sigmoide che possiamo costruire, che è data dalla concentrazione in scala logaritmica e la risposta sempre in scala lineare. Cosa ci dice questa curva? Semplicemente che all'aumentare della concentrazione aumenta la risposta che osserviamo, fino a raggiungere un plateau. Quindi da questa teoria è nato il primo concetto, che aumentando il numero di ligandi, di molecole di ligando presente, aumenta la risposta fino a quando tutti i recettori sono stati occupati. Da questa definizione è nato anche il concetto di affinità, cioè chi si lega al recettore per evocare una certa risposta deve essere una molecola che ha un certo grado di affinità nei confronti del recettore. Quindi la risposta che si genera è una risposta specifica. Non è possibile che qualsiasi ligando incontri il recettore generi una risposta, ma solo quel ligando che ha un certo grado di affinità nei confronti del recettore. Ma questa teoria non era in grado di spiegare da sola quello che poi si osserva, cioè che ligandi differenti, che hanno affinità per lo stesso tipo di recettore, evocano però risposte differenti, sia in grado di entità di risposta che in grado di dose necessaria per evocare la stessa risposta. Da qui è nato il concetto di attività intrinseca, che ha portato alla definizione del concetto di agonista, agonista totale, agonista parziale, antagonista. Un agonista totale è colui che ha un'attività intrinseca uguale a 1 e quindi è in grado di evocare una risposta massima nel momento in cui interagisce col recettore. Un agonista parziale ha un'attività intrinseca compresa tra 0 e 1, quindi la capacità di evocare la risposta è inferiore, evoca sempre una risposta, ma di entità inferiore rispetto all'agonista totale. Un antagonista è colui che, pur legandosi al recettore,
non è in grado di evocare nessuna risposta, quindi ha un'attività intrinseca uguale a zero. Questo è molto importante perché non è, definisce il fatto che non è sufficiente il solo legame del ligando al recettore per evocare una stessa risposta. Quindi è nato il concetto di agonista totale e agonista parziale. Da qui, alla fine, la definizione di Stephenson, completata poi da Fulgut, che dice che il ligando deve avere una certa efficacia per essere in grado di evocare specifiche risposte all'interno del recettore, legandosi con il recettore. È nato quindi il concetto di potenza, di affinità ed efficacia. Oggi sappiamo che quando un agonista si lega a un recettore, modifica la condizione dello stato del recettore, quindi questa è la definizione attuale che abbiamo di interazione ligando-recettore. Il ligando, legandosi al recettore, sposta l'equilibrio del recettore dallo stato inattivo allo stato attivo. Dall'interazione ligando-recettore si ha la risposta. Quindi possiamo costruire la nostra curva concentrazione-risposta, che non è cambiata rispetto alla prima definizione, ma sono stati aggiunti alcuni altri parametri. Quindi, dall'interazione ligando-recettore, se guardiamo la curva sigmoide, all'aumentare della dose aumenterà la risposta fino ad arrivare a una risposta massima, occupazione del recettoriale, tutti i recettori sono stati occupati, è necessaria una dose minima di ligando per evocare la risposta, quindi al di sopra di una certa dose si osserva una risposta, oltre a una certa dose la risposta non cambia, l'intervallo è definito anche dalla pendenza della curva ed è quello che determina la capacità del ligando e l'intervallo di dose entro le quali il ligando svolge il suo effetto biologico. E in base alla teoria recettoriale, secondo la definizione di concetti di agonista totale e agonista parziale, possiamo quindi anche avere ligandi che legandosi allo stesso recettore evocano risposte differenti, ma soprattutto a dosi differenti. Quindi il concetto di efficacia è il concetto di potenza. Detto questo, quindi, vuol dire che esistono nelle cellule i recettori. Cosa sono questi recettori e come sono fatti? I recettori sono, abbiamo detto, delle macromolecole, sono delle proteine più o meno complesse, più o meno lunghe. Oggi, per quanto riguarda le cellule eucariotiche, conosciamo quattro tipi di recettori importanti, attraverso i quali i ligandi esogeni che conosciamo, anche quelli endogeni, possono agire. Abbiamo le prime tre tipologie che sono definite recettori di membrana e che sono presenti sulla membrana cellulare, e abbiamo la quarta tipologia che è un recettore intracellulare. Le diverse tipologie di recettori sono classificate sulla base della loro struttura e del loro meccanismo d'azione. Come possiamo vedere, il pallino rosso identifica il ligando. Quindi, per i primi tre tipi di recettori, quelli di membrana, il ligando si lega sempre alla porzione extracellulare della membrana, la porzione del recettore che guarda verso l'esterno della cellula. Per il recettore intracellulare, essendo all'interno della cellula il recettore, vuol dire che il ligando deve poter attraversare il doppio strato fosfolipidico e penetrare all'interno della cellula. La prima tipologia di recettori di membrana è il recettore accoppiato a un canale ionico. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il ligando si lega al recettore, si era detto prima, l'interazione ligando-recettore determina un cambiamento di conformazione del recettore stesso, il canale si apre, lo ione entra dentro la cellula. Il passaggio dello ione dall'esterno all'interno della cellula determina l'effetto biologico che è quello, per esempio, quando pensiamo al recettore nicotinico per l'acetilcolina, che è quello, per esempio, di evocare come conseguenza la contrazione muscolare. Quando abbiamo la seconda tipologia di recettore, quella definita recettori accoppiati a proteine G, al recettore nella porzione intracellulare è accoppiata e affiancata, diciamo così, una proteina, che viene definita appunto la proteina G, la quale a seguito dell'interazione ligando-recettore cambia la sua conformazione, si stacca dal recettore e va a evocare all'interno della cellula alcune risposte biologiche che sono conseguenti conseguenza del tipo di proteina G attivata, ma questo lo vedremo dopo.
Il terzo tipo di recettore di membrane, definito ad attività tirosinchinasica, l'interazione ligando-recettore fa sì che la porzione intracellulare del recettore si comporti esso stesso come un enzima e attivi la cascata degli effetti biologici. L'ultima tipologia, quella intracellulare, è quella che porta, in seguito all'interazione ligando-recettore, a modificazioni della trascrizione genica. Quindi recettori di membrana e recettori intracellulari. Come si diceva prima, canale ionico, il sistema effettore per il primo, canale o enzimi, cioè le proteine G per il secondo, enzimi o trascrizione genica per il terzo e il quarto. Sono delle strutture macromolecolari più o meno complesse e sono, ognuna di queste genera quindi all'interno della cellula una cascata di reazione. I recettori accoppiati alle proteine G sono particolari in quanto è la diversa proteina G che evoca la risposta, o meglio, qual è la proteina G legata al recettore, quella determinerà la risposta differente. Infatti, per quanto riguarda i recettori accoppiati alle proteine G, distinguiamo diverse tipologie di proteine G, GS che sta per stimolatorio, GI che sta per inibitorio, GQ che attiva la fosfolipasi C, o G o G0 che attivano invece i canali del potassio e chiudono i canali del calcio. Quindi i sistemi effettori accoppiati alle proteine G sono molteplici, possiamo identificare quindi dei canali ionici o dei sistemi effettori, dei sistemi enzimatici, scusate. Di conseguenza, gli ioni o gli enzimi o il risultato dell'attivazione enzimatica che si attivano in seguito all'interazione ligando-recettore sono definiti i secondi messaggeri. Mentre il ligando che al recettore si lega e innesca la cascata di reazione è il primo messaggero. I canali ionici che normalmente sono accoppiati ai recettori accoppiati alle proteine G sono canali per il calcio o per il potassio. Gli effettori enzimatici ad oggi noti sono l'AMP ciclico conseguente che si genera in seguito all'attivazione dell'adenilato ciclasi per i recettori accoppiati alle proteine GS. L'inositolo trifosfato e quindi conseguente aumento di calcio dentro la cellula per i recettori accoppiati alle proteine GQ. Questo è il primo tipo di recettore, quello accoppiato a un canale ionico, come vedete, è costituito da diversi segmenti proteici che delimitano un poro. In questo caso questo è il recettore nicotinico. Usualmente i recettori accoppiati a canali ionici sono costituiti da quattro subunità: alfa, beta, gamma e delta. Il recettore nicotinico per l'acetilcolina è un'eccezione perché presenta due subunità alfa, quindi è costituito da cinque oligomeri che delimitano il canale per il sodio. Questo è il recettore accoppiato alle proteine G, come vedete. Questo è il recettore vero e proprio che attraversa 7 volte il doppio strato fosfolipidico. Adesso è accoppiato la proteina G, che a sua volta è costituita da un trimero, sono tre proteine unite tra di loro, alfa, beta e gamma. Alfa, come abbiamo detto, può essere di diversi tipi, alfa S, alfa Q, alfa I o alfa 0. Il recettore ad attività tirosinchinasica, l'interazione ligando-recettore determina questo cambiamento conformazionale, per cui questa parte della proteina si trasforma, diciamo così, in un enzima, e infine questo è il recettore intracellulare in cui vedete che il ligando deve entrare dentro la cellula, legarsi al recettore e da qui consegue l'interazione con una tripletta del DNA che porta a modificazione della trascrizione genica. Da un punto di vista squisitamente neuroimmunologico, sappiamo che i recettori possono essere localizzati su diverse strutture. Quello che ci interessa, considerando gli argomenti di cui ci occuperemo, è che ci sono i cosiddetti recettori neuronali, quindi recettori presenti sulle terminazioni nervose. Da questo punto di vista si distinguono i recettori presinaptici e postsinaptici. Non cambia niente rispetto al discorso del recettore vero e proprio. Le caratteristiche di attivazione di questo recettore sono governate anche queste dalla legge della farmacodinamica, come per tutti gli altri. Quali sono le caratteristiche di farmaci o di ligandi endogeni che si legano a recettori, a parte obbedire alle leggi della farmacodinamica?
La caratteristica che distingue i farmaci oligandi endogeni che si legano al recettore, innanzitutto ovviamente la selettività, come si diceva. Il farmaco deve avere una struttura ben precisa per occupare il sito di legame posto sul recettore e quindi essere riconosciuto dal recettore. Un'altra caratteristica molto importante è che l'effetto che si osserva a concentrazioni molto basse di farmaco, nell'ordine dei picomolari fino ai micromolari. La risposta farmacologica può essere bloccata dalla presenza di antagonisti precisi e ovviamente, come si diceva, appunto la selettività dell'effetto. Ritorniamo un attimo ai recettori metabotropici perché le tipologie recettoriali che affronteremo sono di ligandi, o meglio di neurotrasmettitori che si legano a recettori di questo tipo. Quindi il recettore metabotropico, abbiamo detto, è definito essere quel recettore di membrana che è accoppiata a una proteina G. E come si diceva, la caratteristica dell'effetto che osserveremo in seguito all'interazione ligando-recettore sarà determinato dalla tipologia di proteina G accoppiata al recettore. I recettori di cui parleremo sono i recettori per le catecolamine. Che cosa sono le catecolamine? Le catecolamine sono definite anche monoammine, sono dei composti che hanno un gruppo amminico, come tutte le sostanze che andranno a legare i recettori di membrana, contengono un gruppo amminico e un nucleo catecolico. Le catecolamine, la prima identificata è stata l'adrenalina e poi l'adrenalina. Il termine adrenalina e noradrenalina è anche definita norepinefrina, o appunto epinefrina o norepinefrina in funzione della definizione latina o greca della molecola. Norepinefrina ed epinefrina deriva dalla definizione latina, mentre invece l'altra deriva dalla definizione greca, perché la prima volta che sono state identificate come composti prodotti dalla ghiandola surrenale. Tra le catecolamine, oltre alla noradrenalina e all'adrenalina, abbiamo la dopamina. La sintesi delle catecolamine parte da un unico precursore comune che è la tirosina. Ieri il professor Cosentino vi aveva già accennato di che cos'è la tirosina. La tirosina è un amminoacido il quale viene prodotto dalla trasformazione metabolica di un altro amminoacido che è la fenilalanina. Il termine tirosina è stato coniato per la prima volta e deriva dal greco tyros, perché vuol dire dal formaggio, perché è stato identificato per la prima volta nella caseina del formaggio da von Liebig. Successivamente è stato visto che la tirosina è presente in diversi altri prodotti che noi assumiamo con la dieta, come nella carne di pollo, di tacchino, nel pesce, nel latte, nello yogurt, ovviamente nel formaggio, e in molti altri prodotti anche di origine vegetale. Infatti c'è una sintesi della tirosina che avviene a livello vegetale partendo dal prefenato e da qui si può ottenere la tirosina. La tirosina nel nostro organismo, appunto, come si diceva, è sintetizzata dalla fenilalanina. La fenilalanina, al contrario, invece è un aminoacido essenziale, vuol dire che lo dobbiamo assumere con la dieta, non siamo in grado di sintetizzarlo. La fenilalanina è presente naturalmente nel latte dei mammiferi. Anche la fenilalanina è presente in moltissimi cibi che noi assumiamo, come le uova, ancora una volta la carne di pollo, nel fegato e per esempio negli spinaci, nei semi di soia, semi di sesamo e così via. Un altro prodotto, o meglio un altro amminoacido analogo alla tirosina è la tiramina. Perché è importante la tiramina? La tiramina è presente in diversi prodotti che noi assumiamo con la dieta. Ed è responsabile di una caratteristica sindrome che si ha quando si assumono cibi ricchi di tiramina in contemporanea all'assunzione di farmaci che agiscono sulle vie catecolaminergiche, in particolare con gli IMAO. Gli inibitori delle monoaminoassidasi sono farmaci che possono essere utilizzati sia come antidepressivi, ma anche come farmaci nel trattamento del morbo di Parkinson. L'assunzione di farmaci di questo tipo in contemporanea a cibi ricchi di tiramina determina
una caratteristica sindrome che è un aumento della pressione arteriosa che può anche risultare estremamente pericoloso. Non è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica, quindi la sindrome è tipicamente periferica e non coinvolge il sistema nervoso centrale. Ieri avete visto questa slide in maniera un po' differente. Questa è la catena biosintetica che porta alla sintesi delle catecolamine. Quindi dalla tirosina si forma la levodopa, dalla levodopa si forma la dopamina. Nel neurone dopaminergico la sintesi si ferma qua, quindi nelle vescicole si accumula dopamina. Al contrario, nel neurone adrenergico è presente un altro enzima che è la dopamina beta-idrossilasi che porta la catena biosintetica alla noradrenalina. Quindi la noradrenalina ha tutti gli effetti un metabolita della dopamina. Nel neurone adrenergico la sintesi si ferma qua e quindi le vescicole accumulano noradrenalina. Le catecolamine sono state in origine definite simpatine, da Cannon le aveva definite così perché aveva visto che queste molecole, queste sostanze, erano in grado di evocare le risposte tipiche dell'attivazione del sistema nervoso autonomo, in particolare che della branca simpatica del sistema nervoso autonomo. Qualche anno dopo, von Euler ha visto che anche nel sistema nervoso centrale queste molecole, queste sostanze erano presenti, però ha ipotizzato per prima che la presenza di noradrenalina nel sistema nervoso centrale non fosse altro che una derivazione della presenza dei vasi nel sistema nervoso centrale. Nel 1954 invece Vogt ha stabilito che la noradrenalina era presente nel sistema nervoso perché sintetizzata dai neuroni adrenergici e quindi la noradrenalina è stata promossa a essere definita neurotrasmettitore. Oggi sappiamo che esistono le terminazioni nervose adrenergiche, quindi c'è il neurone noradrenergico che sintetizza noradrenalina. La sintesi della noradrenalina, come abbiamo detto, parte dalla tirosina. L'enzima limitante, quindi la sintesi di tutte le catecolamine, è l'enzima tirosina idrossilasi, che converte la tirosina prima in dopa e poi successivamente la sintesi porta alla formazione di dopamina, da cui abbiamo detto si forma la noradrenalina. La noradrenalina, come tutti i neurotrasmettitori, viene accumulata in vescicole e liberata per esocitosi calcio-mediata. La noradrenalina liberata ha un destino che può essere quello di andare ad agire sui suoi recettori, che tra poco vedremo quali sono, essere ricaptata all'interno della terminazione nervosa ad opera di trasportatori ben precisi, e i trasportatori delle catecolamine in generale sono bersaglio dell'azione di diverse categorie di farmaci, gli antidepressivi o altre molecole. Viene metabolizzata ad opera di due vie enzimatiche, la via delle monoamminossidasi e la via delle catecolortometiltransferasi, entrambe, sia le monoamminossidasi che le catecolortometiltransferasi, le COMT, sono bersaglio dell'azione dei farmaci. COMT e MAO inibitori sono utilizzati nella terapia del morbo di Parkinson, i MAO inibitori sono anche utilizzati nella terapia della depressione. La noradrenalina, una volta che è stata liberata, appunto, subisce il destino di tutti gli altri neurotrasmettitori, compreso quello di andare ad agire sui suoi recettori. I recettori per la noradrenalina sono di diversi tipi e tra un po' li vedremo. Quindi il neurone noradrenergico è stato ampiamente studiato per diversi motivi. Abbiamo diverse categorie sia di farmaci che di sostanze d'abuso che possono agire su questo neurone, ma ricordiamoci che il neurone adrenergico ha tantissimo in comune con quello dopaminergico. Per esempio, la via biosintetica, per esempio la via metabolica, gli enzimi che degradano la noradrenalina sono gli stessi enzimi che degradano anche la dopamina. I trasportatori che ricaptano la noradrenalina sono in buona parte in comune con anche quelli che ricaptano la dopamina. Quindi, ogni qualvolta si agisce su sistemi di questo tipo, si agisce su entrambe le vie. Per esempio, qui vediamo l'effetto di abbiamo detto farmaci come gli antidepressivi triciclici, ma anche di sostanze d'abuso come la cocaina. Quindi, quando avviene il potenziale d'azione, la noradrenalina presente nelle vescicole viene liberata e va ad agire sui suoi recettori. Questo è quello che sappiamo, la definizione classica di neurotrasmettitori, un neurotrasmettitore tale perché è sintetizzato nelle terminazioni nervose e da qui va ad agire
poi su tutti gli altri organi che presentino i recettori per questo neurotrasmettitore. Negli ultimi 20 anni la storia di molti neurotrasmettitori è cambiata, quindi oggi sappiamo che i neurotrasmettitori, in particolare stiamo parlando di noradrenalina, ma vale anche per la dopamina, non è sintetizzata soltanto nelle cellule nervose, ma anche per esempio in altri tessuti. In particolare, visto che parliamo di neuroimmunofarmacologia, un tessuto, o meglio, delle cellule che sintetizzano i neurotrasmettitori, in particolare le cellule che sintetizzano noradrenalina o dopamina, sono anche le cellule del sistema immunitario. Oggi sappiamo che le cellule del sistema immunitario sintetizzano le catecolamine e non solo le sintetizzano, no? Hanno anche tutto l'apparato metabolico, possiedono gli enzimi per la loro degradazione, possiedono i ricaptatori e ovviamente hanno sulla loro membrana anche i recettori per questi neurotrasmettitori. Sappiamo che gli organi linfoidi sono innervati dal sistema nervoso autonomo, in particolare da fibre simpatiche. Tra i primi a lavorare in quest'ambito sono stati il gruppo di Felten, il quale negli anni 80, agli inizi degli anni 80, avevano stabilito che effettivamente gli organi linfoidi sono innervati dal sistema nervoso autonomo. Abbiamo qui il professor Maestroni che ha lavorato per molti anni in quest'ambito ed è stato tra i nostri, anzi è stato il nostro maestro in questa nuova disciplina. Ormai quasi 16 anni fa, 16 anni fa, anche noi abbiamo dimostrato l'esistenza delle catecolamine nelle cellule del sistema immunitario, sia nei linfociti ma anche nei neutrofili. E non solo queste catecolamine sono presenti, le catecolamine sono presenti nel sistema immunitario, ma se ci sono ovviamente svolgono delle funzioni. E molte delle funzioni delle cellule immunitarie sono finemente regolate dalle catecolamine, in particolare dalla noradrenalina, ma anche dalla dopamina. Ci siamo prima occupati di presenza di recettori adrenergici e di noradrenalina nelle cellule del sistema immunitario. Abbiamo visto che poi anche cellule altamente specializzate, come vi diceva ieri il professor Cosentino, come i linfociti CD4, esprimono i recettori dopaminergici, ma la dopamina, per esempio, oltre che la noradrenalina, è presente anche nei neutrofili ed i neutrofili esprimono i recettori per la dopamina. Quindi, noradrenalina e dopamina agiscono su dei recettori. Partiamo dai primi che sono stati scoperti, cioè i recettori per la noradrenalina. Il primo, come si diceva quando abbiamo parlato all'inizio, che ha parlato di noradrenalina, i primi che hanno parlato di noradrenalina sono stati Oliver e Schaefer, i quali hanno identificato l'effetto vasopressorio dell'adrenalina. Successivamente Dale ha visto che l'adrenalina era in grado di evocare effetti differenti, per esempio poteva evocare vasocostrizione in alcuni distretti e vasodilatazione in altri distretti. Quindi, come a dire che l'adrenalina, in funzione delle strutture con cui interagiva, poteva evocare risposte differenti. Da qui Ahlquist è andato oltre e ha proposto l'esistenza di due tipologie recettoriali per l'adrenalina, i recettori di tipo alfa e i recettori di tipo beta. Definizione che vale ancora oggi e che nel corso degli anni si è complicata, quindi dalla prima identificazione dei recettori alfa e beta di Ahlquist siamo poi passati all'identificazione di due tipologie di recettori alfa, alfa 1 e alfa 2, a due tipologie di recettori beta, 1 e 2, alla fine degli anni 70, per avere oggi una classificazione molto più complessa dei recettori adrenergici. Oggi sappiamo che abbiamo tre tipi di recettori alfa 1, tre tipi di recettori alfa 2, tre tipi di recettori beta. Tutti i recettori adrenergici alfa 1, alfa 2 e beta sono recettori metabotropici accoppiati a proteine G. Ma se vi ricordate, abbiamo detto che le proteine G si caratterizzano per la loro subunità alfa. Oggi sappiamo che i recettori alfa 1 sono accoppiati a una GQ, quindi attivano la fosfolipasi C, mobilizzano il calcio, sono tipicamente dei recettori di tipo stimolatorio. I recettori alfa 2 sono accoppiati a una GI, quindi inibiscono l'attività dell'adenilato ciclasi, riducono la sintesi, la produzione di AMP ciclica all'interno della cellula e alcuni di questi sono anche accoppiati a canali dell'attivazione di canali per il potassio.
e alla chiusura di canali per il calcio, quindi sono dei recettori tipicamente inibitori. I recettori di tipo beta sono tutti accoppiati a un AGS, quindi attivano la formazione di AMP ciclico. Quindi alfa 1 sono generalmente dei recettori postsinaptici, sono presenti sia a livello del sistema nervoso centrale che ampiamente distribuiti in periferia. Gli alfa 2 tipicamente sono dei recettori presinaptici, scusate. I beta sono presenti, i beta 1 sia nel sistema nervoso centrale che in periferia. I beta 2 altrettanto, i beta 3 sono stati identificati molto recentemente, oggi conosciamo la loro localizzazione sul tessuto adiposo, ma non è detto che non possono essere presenti anche altrove. I recettori adrenergici possono essere bersaglio dell'azione di moltissime categorie di farmaci. Ieri vi ha accennato il professor Cosentino che i recettori adrenergici praticamente coprono un ampio spettro di farmaci utilizzati in diversi ambiti clinici. Oggi conosciamo sia ligandi che agiscono su questi recettori, sia agonisti che antagonisti. Abbiamo un ampio spettro di antagonisti che agiscono sui recettori adrenergici. Siamo passati da quelli non selettivi per l'alfa 1 fino a non selettivi in generale, fino ad avere quelli selettivi per l'alfa 1 che oggi sono ampiamente utilizzati, per esempio, come vasodilatatorio nella terapia dell'ipertensione, un alfa 2 selettivo come la ioimbina. Per quanto riguarda i recettori beta, siamo passati i primi ad essere ampiamente studiati sono stati i recettori beta 1 per la loro localizzazione sul muscolo cardiaco. Siamo passati dalla prima generazione di non selettivi, come il propranololo, fino ad arrivare a quelli selettivi sempre di prima generazione come l'atenololo, per arrivare oggi a quelli ampiamente utilizzati nella terapia antipertensiva come il nebivololo e il celiprololo. Altrettanto abbiamo agonisti selettivi per i recettori alfa. Gli agonisti alfa 1 vengono utilizzati genericamente nel trattamento della decongestione nasale, i bloccanti invece, come abbiamo visto prima, nell'ipertensione. Gli agonisti alfa 2 nel trattamento dell'ipertensione e così via. Quindi copriamo ampiamente lo spettro di tutti i recettori. La storia dei recettori beta è stata molto interessante perché dall'identificazione di Alquist della presenza dei recettori beta, o meglio dalla supposizione di Alquist della presenza dei recettori beta nel 48, siamo arrivati al 62 quando è stata sintetizzata la prima volta la prima molecola, il propranololo. Da lì la storia è andata avanti con diversi tentativi fino ad arrivare qualche anno dopo alla sintesi dell'atenololo. Sir James Blake ha identificato poi il propranololo, ha meglio chiarito il ruolo del propranololo, per questo ha preso anche il Nobel per la medicina. No, lui non ha trovato solo il propranololo, ma ha sintetizzato anche la cimetidina, che invece è una molecola completamente diversa e non ci interessa in questo campo. Per quanto riguarda i recettori beta, anche questi, appunto, a parte il propranololo, l'atenololo, quindi a parte i beta bloccanti, sono molti i farmaci che agiscono sui recettori beta adrenergici. I beta 1 sono noti appunto per avere come target soprattutto degli antagonisti, come quelli che abbiamo appena citato, che vengono utilizzati non solo nella terapia dell'ipertensione, ma nelle aritmie in generale, delle patologie dell'apparato cardiovascolare. Abbiamo agonisti selettivi che vengono utilizzati in caso di insufficienza cardiaca. Abbiamo poi farmaci che si legano invece ai recettori beta 2, in particolare ligandi che agiscono con un effetto di agonismo recettoriale come l'albuterolo o il salmeterolo, che invece sono farmaci ampiamente utilizzati nella terapia dell'asma. Il recettore beta 2 è infatti localizzato sulla muscolatura liscia bronchiale e qui lavora in contrapposizione al parasimpatico, avendo un effetto broncodilatatore. L'altra catecolamina di cui parliamo è la dopamina. La dopamina è stata identificata, o meglio è stata scoperta, diciamo così, da Carlson, il quale nel 1957 stabilì che la dopamina non poteva essere semplicemente il precursore della noradrenalina, ma che aveva delle funzioni molto più importanti. È stato identificato essere un neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale
E Carlson è andato oltre. Ha visto che la dopamina era presente nel sistema nervoso centrale, in diverse aree del sistema nervoso centrale, e che la maggior concentrazione di dopamina a livello del sistema nervoso centrale era a livello dei gangli della base. Un'altra importante scoperta di Carlson, che deve, a cui si deve, diciamo, quella che oggi è la strategia terapeutica, nel morbo di Parkinson, è che vide che la levodopa, precursore della dopamina, era in grado di attenuare i sintomi del morbo di Parkinson. E da qui è nato tutto l'approccio terapeutico di cui vi ha accennato ieri il professor Cosentino, ma credo di cui si parlerà ampiamente nei prossimi giorni, di quella che è la strategia terapeutica nel morbo di Parkinson, cioè la sostituzione, diciamo così, della mancanza di dopamina in quest'area. Abbiamo detto che la dopamina è una catecolamina, quindi così come la noradrenalina è sintetizzata partendo dalla tirosina, non è presente nel neurone dopaminergico la dopamina beta idrossilasi, quindi la sintesi si ferma a dopamina, di conseguenza nelle vescicole si accumula dopamina. La liberazione anche qui è esocitosi calcio immediata. Il reuptake, il metabolismo, segue le stesse procedure, diciamo così, di quello che abbiamo visto per la noradrenalina. I trasportatori sono in comune e gli enzimi che la metabolizzano sono in comune. In realtà, sia per la noradrenalina che per la dopamina, oltre a esserci un trasportatore non selettivo, che non discrimina tra le due catecolamine, c'è cioè il trasportatore selettivo per la noradrenalina che viene identificato con la sigla NET, e c'è il trasportatore selettivo per la dopamina che viene identificato con la sigla DAT. Quindi DAT e NET sono trasportatori selettivi per le due catecolamine e anche questi sono bersaglio dell'azione di diverse categorie di farmaci. Il metabolismo invece avviene ad opera delle stesse vie enzimatiche. Quindi anche per la dopamina identifichiamo i recettori presinaptici e i recettori prosinaptici. I recettori per la dopamina sono anche questi recettori di tipo metabotropico. Oggi conosciamo 5 tipi di recettori che sono identificati col numero che va da 1 a 5, quindi di 1, di 2, di 3, di 4 e di 5. Sono accoppiati in due famiglie, i recettori di 1 like e i recettori di 2 like. I recettori di 1 like comprendono il D1 e il D5, sono accoppiati a una proteina GS, quindi sono stimolatori. L'attivazione del recettore da parte della dopamina induce un aumento dell'AMP ciclico, una mobilizzazione di calcio per apertura dei canali del calcio e quindi in genere un effetto di tipo stimolatorio. Al contrario, i D2 like che raggruppano il D2, il D3 e il D4 sono accoppiati a una GI, quindi sono di tipo inibitorio. I recettori per la dopamina sono presenti in tutto il sistema nervoso centrale, più o meno distribuiti dappertutto, con alcune tipiche localizzazioni in alcune aree specifiche. Sono stati identificati i geni per tutti e 5 i recettori, sono anche questi, come si diceva, catene polipeptidiche costituite da 300-400 amminoacidi a seconda della differenza tra l'uno e l'altro e sono presenti in diverse aree del sistema nervoso centrale. Oggi sappiamo che la dopamina è importante in quelle che sono definite vie dopaminergiche in quattro vie principali. Ha un ruolo importante ed è il neurotrasmettitore molto importante nella via mesolimbica, dove è responsabile di quella che noi definiamo abuso di sostanze, sia di tipo farmacologiche che di sostanze d'abuso, appunto, quindi che non hanno interesse farmacologico, pensiamo all'alcol, pensiamo alla cocaina e a molte altre sostanze. Nella via mesocorticale, dove è implicata nel controllo cognitivo, nella motivazione e nella risposta emozionale, alterazioni dei circuiti dopaminergici in questa via portano a quelli che sono i sintomi della schizofrenia o della psicosi, quindi in quest'ambito abbiamo farmaci che agiscono su questi circuiti e quindi, ritornando alla prima via, alla via mesolimbica, il recettore dopaminergico della via mesolimbica è responsabile di quelli che sono gli effetti delle tipiche sostanze d'abuso che oggi conosciamo. Partendo da quella che a nessuno piace sentir dire che è una sostanza d'abuso, dalla nicotina, per arrivare alle più classiche sostanze d'abuso come l'alcol, gli allucinogeni, la cannabis, la cocaina. Tutte
Tutte queste sostanze agiscono in maniera diretta o indiretta sul neurone dopaminergico, modificando i circuiti dopaminergici in quest'area. C'è poi la via nigrostriatale, a cui abbiamo accennato prima, quella identificata da Carlson, che determina alterazione delle vie dopaminergiche, o meglio ancora, carenze della produzione di dopamina in questa via, sono responsabili della sintomatologia del morbo di Parkinson. E l'ultima, la via tubero-infundibolare, la dopamina è un importante regolatore dell'ormone prolattina. I recettori per la dopamina non sono presenti solo nel sistema nervoso centrale, ma sono presenti anche in periferia. Come ho accennato prima, lo ripeto, la dopamina non è sintetizzata solo dai neuroni, ma è sintetizzata anche dalle cellule del sistema immunitario e quindi è altrettanto facile ipotizzare che la dopamina possa svolgere una serie di funzioni anche di regolatore delle cellule del sistema immunitario. Ieri il professor Cosentino ha accennato ampiamente a questa parte, ma ripeto, sarà trattata sicuramente nella prossima lezione dal professor Basu. I recettori per la dopamina sono localizzati quindi sia in periferia che nel sistema nervoso centrale. In periferia la dopamina è un importante regolatore anche delle funzioni di diversi organi, come per esempio a livello renale. Oggi abbiamo a disposizione anche per i recettori dopaminergici sia antagonisti che agonisti selettivi. In questo caso la selettività non è così discriminante come per quanto abbiamo visto prima per i recettori adrenergici, sebbene siano state sintetizzate di recente delle molecole che hanno un profilo di selettività molto buono. Per esempio, la clozapina è poco selettiva nei confronti dei diversi recettori, questi sono tutti antagonisti. L'alloperidolo ha una maggiore selettività per i recettori di due like rispetto ai di uno like. Al contrario, la molecola che è identificata con la sigla SCH23390 ha una maggiore selettività per i di uno like rispetto ai di due like. Altrettanto vale per farmaci agonisti: l'apomorfina predilige i recettori di due like. Idem la bromocriptina, ovviamente la dopamina si lega in maniera più o meno indifferenziata a tutti quanti. Un'altra agonista di recente sintesi, che ha la sigla SKF38393, invece predilige di uno like rispetto a un profilo di affinità più basso nei confronti dei di due like. Quindi il discorso che facevamo all'inizio rispetto al grado di affinità e di selettività recettoriale, in questo caso è molto evidente. Oggi abbiamo farmaci che agiscono sulle vie dopaminergiche che possono essere classificate in diversi ambiti della pratica clinica. Abbiamo gli antagonisti dopaminergici che sono utilizzati principalmente nell'ambito della terapia psichiatrica come antipsicotici, alcuni di questi, altri vengono utilizzati per altre patologie. I dopamina agonisti che sono principalmente utilizzati nella terapia del morbo di Parkinson, sia i dopamina agonisti veri e propri che i precursori, come abbiamo visto prima dal lavoro di Carlson, la levodopa è tutt'oggi un farmaco in prima linea nel trattamento del morbo di Parkinson. Abbiamo poi farmaci che agiscono sui reuptake della dopamina, che abbiamo detto possono essere utilizzati in diversi ambiti. La dopamina però abbiamo detto essere presente un regolatore anche in periferia, infatti la dopamina in quanto tale è un farmaco, non può essere utilizzata come farmaco nel morbo di Parkinson perché non passa la barriera ematoencefalica, quindi per avere effetto a livello centrale usiamo la levodopa, la quale poi viene trasformata in sede in dopamina, al contrario in periferia invece la dopamina come dopamina può esercitare i suoi effetti farmacologici, per esempio viene utilizzata in diverse patologie, soprattutto nell'ambito cardiovascolare. Quindi in periferia viene utilizzata specificamente per i suoi effetti a livello renale, dove viene utilizzata nel trattamento di diversi disturbi, soprattutto a livello cardiovascolare. Ma abbiamo detto che i dopamina antagonisti sono utilizzati anche con un'altra caratteristica, in quanto agire sui recettori presenti a livello della chemotrigger zone o anche in periferia, in questo caso possono essere utilizzati come antiemetici con azione prevalentemente centrale, oppure come procinetici anche e antiemetici con azione in periferia, come per esempio il domperidone, che non passa la barriera ematoencefalica, al contrario della metoclopramide che invece la passa.
quindi usarli anche in periferia come procinetici oppure come antiemetici. Un'ultima caratteristica effetto della dopamina è quello sull'area mesocorticale, dove viene utilizzata, soprattutto gli antagonisti dopaminergici vengono utilizzati nella terapia antipsicotica. Perché? Perché sulla base delle evidenze cliniche si è visto che un'iperattività di questa via porta a quei sintomi, come abbiamo detto prima, della psicosi. Quindi da qui è nata la teoria che poi ha portato all'identificazione di questi farmaci. Il primo che è stato introdotto in terapia è stata la clorpromazina, che si è vista attenuare i sintomi appunto psicotici, e quindi dalla clorpromazina sono state poi sintetizzate successivamente tutte le altre molecole che conosciamo oggi, che vengono utilizzate appunto come antipsicotici. E l'ultimo, l'abbiamo detto prima, ricapitoliamo, i dopamina agonisti, a parte la levodopa, utilizzati nel morbo di Parkinson. A questo livello, nel morbo di Parkinson, sicuramente sono anche un'altra strategia terapeutica molto efficace gli inibitori della degradazione della dopamina, come i MAO inibitori e i COMT inibitori. Grazie.